Ok, si comincia. De Santis, visto che hai tanta voglia di sfilare, vieni, sfila la lavagna, va. Bene, cominciamo. Abbiamo visto alcuni trailer dei cortometraggi in concorso, poi domani sera che cosa ci sarà? Sì, verranno proiettati appunto questi tre cortometraggi e verranno come super ospiti i giovani attori della sitcom I Liceali di Canale 5. Grazie, quindi appuntamento con questo spazio domani sera sempre su Teleunica. Buonasera, parliamo ancora di Oggiorno Film Festival che è in corso in questi giorni a Oggiorno, organizzata dall'Associazione Ragazzi e Cinema. Il presidente è Guido Milani. Che cosa ci sarà questa sera? Dunque, questa sera comincerà la gara vera e propria, quindi saranno proiettati i primi 5 cortometraggi che sono stati ammessi al concorso e che arrivano da diverse zone d'Italia. La giuria di qualità, formata solo da adulti, registi ed attori, avrà il compito di scegliere tra questi 5 3 cortometraggi che saranno ammessi alla finale di domenica 8 giugno. Questa sera ospiti d'onore saranno i 4 giovani protagonisti della fiction di Canale 5, I Liceali, che si è appena conclusa. Questi cortometraggi sono stati realizzati da scuole di vario ordine e grado. Scuole elementari, medie, superiori su tutto il territorio nazionale che hanno inviato i propri prodotti entro il 30 marzo scorso. Poi la direzione del festival, tra tutti i video pervenuti, ne ha selezionati 10 che saranno proiettati al festival, 5 questa sera e 5 domani sera. Quindi vediamo adesso spezzoncini di questi 3 cortometraggi. Ragazzi, è cinema! Ragazzi e cinema. Ragazzi e cinema. Antonio Stradivari è stato il più grande liutaio di tutti i tempi. Stanchi dai soliti prodotti naturali? Tutti i prodotti della linea Tesco sono creati in modo da darvi un'ampia scelta fra malesseri vari. Allergia al latte, acidità di stomaco, indigestione. Tesco, un marchio molti ricoveri.
Siamo sempre con Guido Milani, presidente dell'Associazione Ragazzi e Cinema di Ogiono, e domani sera che cosa avverrà? Domani sera saranno proiettati altri 5 cortometraggi in gara e la giuria ne ammetterà sempre 3 alla finale di domenica. Ci sarà il giovane attore Matteo Gadola che riceverà il premio Ragazzi e Cinema per aver interpretato con emozione il ruolo del piccolo protagonista nel film Quando sei nato non puoi più nasconderti, uno dei film più recenti di Marco Tullio Giordana. E sempre domani sera verranno proiettati dei cortometraggi realizzati da alcune scuole della provincia di Lecco che hanno partecipato al concorso Il poliziotto un amico in più, organizzato dalla Polizia di Stato e nella fattispecie dalla Questura di Lecco. Bene, grazie. Appuntamento con lo Giorno Film Festival, sempre in questo spazio, domani sera. Grazie. Buonasera, terza giornata di Ogiono Film Festival organizzato dall'Associazione Ragazzi e Cinema. Ne parliamo con Sami, che è segretaria di questa associazione. Questa sera che cosa avverrà in Piazza Manzoni? Verranno proiettati 5 dei cortometraggi in gara, ne verranno scelti 3. Appunto la giuria di adulti composta da attori, giornalisti e registi ne tirerà fuori 3 che poi andranno in finale domenica e poi ci saranno appunto i vincitori, i primi 3 vincitori. Questi cortometraggi sono arrivati da tutta Italia in pratica? Sì, da tutta Italia, appunto perché è un concorso nazionale, solitamente partecipano scuole, comuni, oratori, gruppi sociali e anche i ragazzi comunque possono esprimersi girando un cortometraggio e poi mandarcelo. Quindi vediamo adesso dei brevi trailer. Ragazzi e cinema! Ragazzi e cinema!